Recentemente l'AIFA ha concesso la rimborsabilità al Vericiguat per il trattamento dello scompenso cardiaco a funzione sistolica ridotta. Il Vericiguat appartiene a una nuova classe di farmaci che in ambito cardiologico abbiamo imparato a conoscere in un altro setting, in quello dell'ipertensione arteriosa polmonare, ma invece in questo contesto di FRF è veramente innovativo. È un farmaco che ha un meccanismo d'azione particolare che differisce davvero dai restanti farmaci di utilizzo. Va infatti a stimolare la guanilato ciclasi solubile sia in presenza che in carenza di ossido nitrico, condizione che spesso si verifica nello scompenso cardiaco, e stimola l'agguanilato solubile a produrre, a sintetizzare una maggior quantità di GMP ciclico. Questa aumentata presenza di GMP ciclico determina un aumento di fosforilazione di determinate molecole che hanno delle ricadute importanti per quanto riguarda il cuore, per quanto riguarda i vasi, per quanto riguarda il rene. Il trial registrativo che ne ha validato l'utilizzo è il Victoria, pubblicato nel 2020 sul New England. Quali sono le indicazioni al trattamento? Le indicazioni sono on top della terapia dello scompenso cardiaco a funzione sistolica ridotta in quei pazienti che presentano un worsening heart failure, ovvero sia quei pazienti che hanno avuto una ospedalizzazione nei 6 mesi precedenti o che nei 3 mesi precedenti hanno avuto necessità di un trattamento diuretico per via endovenosa. Un po' come per tutti i farmaci di utilizzo nello scompenso, ma anche in altri settori della medicina in genere, è necessario anche per la prescrizione del Vericiguat la compilazione di un piano terapeutico sulla piattaforma AIFA, è un piano dunque web-based, in cui sostanzialmente dobbiamo nella prima parte compilare l'anagrafica del paziente, nella seconda parte andare a verificare se esistono le indicazioni per la prescrizione del farmaco, nella terza parte andare ad escludere l'eventuale presenza di controindicazioni, come per esempio un filtrato glomerulare al di sotto di 15 ml minuto, come ancora un'insufficienza epatica grave, come ancora una pressione arteriosa al di sotto di 100 mm di mercurio. Ancora scorrendo il piano terapeutico ci chiede qual è la terapia in corso che ha il paziente. Perché? Perché il paziente deve essere con una terapia ottimizzata o quantomeno deve avere a bordo tutti i farmaci previsti dalle linee guida salvo eventuale presenza di controindicazioni o di intolleranze al loro utilizzo. Il dosaggio START è un dosaggio di 2,5 mg DIE da titolare dopo almeno 2 settimane a 5 mg prima e dopo ulteriori altre 2 settimane a 10 mg, che poi è la dose target che, devo dire, nel trial è stata raggiunta in ben il 90% dei pazienti. Quindi sostanzialmente ancora il piano terapeutico può avere una durata di 6 o di 12 mesi. E quindi abbiamo un'ulteriore arma per poter gestire i pazienti con FRF che comunque, nonostante i recenti miglioramenti nel trattamento e che hanno portato a una riduzione degli outcomes favorevoli in questi pazienti, costituisce tuttora una patologia con una prognosi severa. Il tutto lo possiamo fare con un farmaco che ha dimostrato una sicurezza e una tollerabilità pari a quella del placebo.